Il centro psoriasi dell'ospedale San Donato di Arezzo ancora una volta riferimento per i pazienti di tutta la Toscana. Il percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale del paziente con psoriasi si è infatti riconfermato ai più elevati standard di qualità, superando a pieni voti la verifica per il rinnovo della certificazione ISO 9001. È un valore aggiunto, è un, diciamo, un sistema, un esame, un controllo che certifica la qualità del servizio e quindi uno stimolo a fare sempre bene e a migliorarci continuamente. La psoriasi è una patologia cutanea infiammatoria cronica che si manifesta con placche eritematose e squame sulla pelle ed interessa il 2-3% della popolazione. Parliamo di una malattia di pelle che ha un fortissimo impatto sulla qualità di vita del paziente. Ci sono studi che dimostrano che le persone con psoriasi hanno un impatto sulla qualità di vita molto più alto di altre patologie che noi pensiamo magari così superficialmente possano essere più importanti. Quindi è una situazione a cui è importante dare una risposta e oggi abbiamo gli strumenti e le opportunità per poter gestire molto bene questa problematica. Nell'ultimo anno ad Arezzo sono stati seguiti oltre 400 pazienti somministrando centinaia di trattamenti di fototerapia. Quindi una vera e propria terapia per la psoriasi che hanno dentro dei tubi, dei neon che erogano ultravioletti B a banda stretta a 311 nanometri e che sono proprio una vera e propria terapia riconosciuta per la psoriasi. L'accesso al centro avviene tramite CUP con la richiesta impegnativa regionale. La prima visita dermatologica, oltre alle valutazioni e cure del caso, garantirà la presa in carico al centro per i casi che lo richiedono. Qui il paziente è al centro del percorso terapeutico. Paziente al centro del percorso terapeutico e seconda cosa importante che è stata, diciamo, catalogata è che la visita non deve avere un tempo inferiore dei 30 minuti. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'ascolto del paziente che soffre di malattia psoriasi dermatologica ha bisogno di un ascolto che è anche di aspetto psicologico.